Redistribuzione delle ricchezze dall'Unione Europea, sono arrivati tanti soldi per l'Italia, ma a quanto pare ancora molto pochi per il Sud, per il Mezzogiorno. Beh, di fatto il montante di 209 miliardi deve essere ripartito in Italia dopo che nei conteggi dell'Unione Europea, nel documento che accompagna il Recovery Fund, precisamente all'allegato 1, ci sono sostanzialmente tre criteri sui quali sono stati individuati questi 209 miliardi. Il primo è quello legato alla popolazione, il secondo è quello legato al rapporto inverso del PIL, cioè chi ha più alto il PIL meno riceve, e l'altro è l'indice di disoccupazione in media degli ultimi 5 anni. Noi abbiamo preso questi tre criteri e abbiamo suddiviso le risorse economiche che dovrebbero arrivare in Italia e il risultato è questo qui: 145 miliardi al Mezzogiorno e 64 miliardi al Centro-Nord. Questo può sembrare eccessivamente, come dire, distorto, ma in realtà, applicando il principio della, interdipendenza economica, i miliardi che verrebbero al mezzogiorno, nei fatti, sarebbero 89, mentre quelli che verrebbero nel centro-nord, 120. Quindi una ripartizione del 43% per il mezzogiorno, 57% per il centro-nord, con il criterio dell'interdipendenza economica. Purtroppo la proposta del governo, della ministra De Micheli, in realtà introduce col 40% e applicando l'interdipendenza economica, al mezzogiorno verrebbero 56 miliardi e al centro-nord 153. In realtà quindi 27% netti contro il 73%, cioè ci ripresenteremo esattamente come l'Unione Europea invece non vuole, che l'Unione Europea ha fatto la ripartizione in base a quei criteri che ho esposto in precedenza. Insomma, sembrerebbe che ci sia ancora un trattamento, insomma, abbastanza iniquo, voglio dire, rispetto al nord. Ora che si fa? No, noi siamo precisi nel puntualizzare che questa nostra proposta non è una proposta campata in aria, ma ha applicato le previsioni dell'Unione Europea e per la quale previsione, con i criteri che dicevamo, all'Italia sono stati, diciamo, destinati questi 209 miliardi. A questo punto, se qualcuno non comprende al governo, fuori dal governo, nel nord del paese, che noi abbiamo un paese unito con l'interdipendenza, nel momento in cui questi miliardi vengono al sud, si recupera il gap occupazionale, produttivo, di reddito, quindi socio-economico, così si può stare in un paese unito. Altrimenti noi saremmo nella condizione di dire che questo paese è, l'Italia, iniqua e ingiusta nei confronti del Mezzogiorno. Sul piano politico, il Movimento 24 Agosto cosa può fare? Avete intenzione di fare una protesta, di scrivere al ministro? Noi di fatto non solo scriveremo al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma daremo questi documenti ovviamente alle regioni perché possano valutare la bontà della nostra azione, che non è solo politica, ma parte da un principio di equità che crediamo sia alla base, articolo 3, secondo comma, della nostra Costituzione. Finora avete interloquito con qualcuno? Avete avuto un'interlocuzione con la regione, con qualcuno? Dobbiamo dire che ci sono adesso i primi risvolti che ci chiedono informazioni e noi siamo disponibili a darle. Anzi, auspichiamo che gli organi di governo sentano una forza politica, seppur giovane, come quella del Movimento 24 Agosto per l'equità territoriale, e guardi con estrema anche approfondimento su questa nostra proposta per una valutazione successiva che sicuramente è necessaria per il bene del Paese, per il bene del Mezzogiorno e anche del Nord.